Dovrebbero esservi ormai chiari i concetti di evoluzione e di selezione naturale. L'evoluzione è il processo implicato in tre aspetti: il cambiamento delle specie nel tempo, lo sviluppo di nuove specie a partire da quelle preesistenti e la condivisione tra tutte le specie di un unico progenitore comune. La selezione naturale, invece, è il meccanismo proposto da Darwin per spiegare come l'evoluzione avviene. Nella scorsa lezione abbiamo visto come alcuni aspetti della biologia possano fungere da prova dell'evoluzione e al contempo possano da essa ricevere più luce. Andiamo ora avanti ragionando sui diversi punti di vista temporali attraverso i quali si può studiare l'evoluzione. Parliamo di macroevoluzione e microevoluzione e accenniamo ad un esempio di quest'ultima, l'antibiotico resistenza. Nell'introduzione al concetto di evoluzione fatta 2 lezioni fa, potrebbe esservi saltato agli occhi che in un primo momento abbiamo definito l'evoluzione come il cambiamento delle caratteristiche biologiche di una popolazione nel tempo. E in un secondo momento, passando a parlare di Darwin, abbiamo menzionato l'albero della vita ed abbiamo parlato di nuove specie che derivano da specie preesistenti e di un progenitore comune a tutti gli esseri viventi. Mi rendo conto di quanto possa essere spiazzante vedere lo stesso concetto, quello dell'evoluzione, sia su una scala temporale più breve che abbraccia i cambiamenti che avvengono in una popolazione nel tempo, sia su una scala temporale molto più lunga che porta dall'unico antenato comune universale a noi. Direi allora di citare una comoda distinzione didattica tra le due scale temporali, parlando di microevoluzione e macroevoluzione. Teniamo sempre a mente però che siamo di fronte ad una distinzione didattica tra due aspetti dello stesso concetto. Il termine microevoluzione si riferisce a piccoli cambiamenti che impattano solo uno o pochi geni e che avvengono nelle popolazioni in scale temporali brevi. Parlavamo di microevoluzione nell'esempio dei topi neri o marroni che colonizzavano regioni caratterizzate da rocce nere. In poche generazioni, quella popolazione di topi si adattava al nuovo ambiente attraverso la selezione positiva che l'ambiente stesso effettuava sui topi neri, meno visibili e quindi meno predabili dai falchi. Tenete presente che alcune specie hanno cicli vitali molto brevi. E quindi una popolazione di quella data specie nell'arco della vita di un essere umano può produrre varie generazioni ed evolvere. Come capite allora, la microevoluzione può essere direttamente osservabile in scale temporali umane. Ed esempi reali di microevoluzione sono dati dall'emergere della resistenza ai pesticidi negli insetti o dall'emergere della resistenza agli antibiotici nei batteri. Il termine macroevoluzione invece si riferisce a grandi cambiamenti che avvengono in scale temporali estese. Parlavamo di macroevoluzione quando abbiamo introdotto il concetto di formazione di nuove specie a partire da specie preesistenti e ci siamo messi sulla scala temporale che va dall'unico antenato comune universale a noi. Prima di andare avanti, ripetiamo ancora una volta che la microevoluzione e la macroevoluzione in realtà non sono due processi diversi tra loro, ma sono lo stesso processo analizzato da due punti di vista, meglio attraverso due scale temporali diverse. Detto questo, la vedete l'importanza di analizzare gli eventi microevolutivi? Questi ci permettono non solo di vedere ciò che avviene da un punto di vista evolutivo in scale temporali relativamente brevi, ma anche di ricostruire ciò che avviene in scale temporali lunghe o anche molto lunghe. Gli eventi microevolutivi, pertanto, ci permettono di ricostruire gli eventi macroevolutivi. Guardiamo ora un po' più da vicino un fenomeno microevolutivo, l'antibiotico resistenza. Cominciamo con il definire cosa sono gli antibiotici. Gli antibiotici sono farmaci che agiscono contro i batteri, cioè farmaci che trattano o prevengono numerose tipologie di infezioni batteriche.
Possono avere un'azione batteriostatica o battericida. Nel primo caso rallentano o bloccano la crescita batterica, aiutando l'intervento del sistema immunitario dell'organismo infetto. Nel secondo inducono direttamente la morte del batterio loro bersaglio. Ora, tecnicamente il termine antibiotico si riferisce solamente ai farmaci contro i batteri che hanno origine naturale, che derivano ad esempio da altri batteri o da muffe. Mentre le sostanze ad azione antibatterica di origine sintetica vengono definite chemioterapici antibatterici. Analizziamo l'etimologia del termine antibiotico. Esso deriva dal greco anti, che significa contro, e bios, che significa vivente. L'antibiotico allora è un farmaco che sconfigge i batteri in quanto costituiti di cellule e dunque esseri viventi e non impensierisce minimamente i virus in quanto non costituiti di cellule e quindi non abbastanza esseri viventi. Se volete approfondire questo punto, abbiamo parlato della discussione circa la possibilità di definire esseri viventi o meno i virus nell'approfondimento 2. Sempre per essere precisi, data l'etimologia abbastanza generica del termine antibiotico e data la distinzione di termine tra i farmaci di questo tipo di origine naturale e quelli di origine sintetica, ad oggi si potrebbe preferire l'utilizzo del termine comune farmaco antibatterico, con l'obiettivo di specificare che questi farmaci, naturali o sintetici, agiscono contro i batteri. Sebbene i meccanismi di azione degli antibiotici e in generale dei farmaci antibatterici siano diversi, infatti, i bersagli molecolari contro cui agiscono sono specifici delle cellule batteriche e assenti nelle cellule eucariotiche, come le nostre, anch'esse viventi. Fatta questa necessaria premessa, l'antibiotico resistenza è un fenomeno microevolutivo cui vanno incontro i batteri che si adattano a sopravvivere e proliferare nonostante l'azione contraria dei farmaci antibatterici. I batteri che sviluppano l'antibiotico resistenza acquisiscono la capacità di sopravvivere o di crescere in presenza di una concentrazione di un agente antibatterico che è generalmente sufficiente ad inibire o uccidere microrganismi della stessa specie. Batteri capaci di sopravvivere e di riprodursi in presenza di un dato antibiotico sono favoriti dalla selezione naturale, sono i più forti quando nel loro ambiente è presente il dato antibiotico. Per fare un parallelismo con l'esempio di prima dei topi neri che sono più forti di quelli marroni in un ambiente costituito da rocce nere, la resistenza all'antibiotico è paragonabile al fenotipo pelo nero, mentre la presenza dell'antibiotico nell'ambiente in cui si trova il batterio resistente è paragonabile alla presenza delle rocce nere. Per sintetizzare, in presenza di un dato antibiotico o farmaco antibatterico, i batteri ad esso resistenti hanno più probabilità di sopravvivere e riprodursi rispetto ai batteri ad esso sensibili. Nelle generazioni batteriche successive, allora la percentuale di batteri resistenti aumenta rispetto a quella di batteri sensibili. In poche generazioni si selezionerà una popolazione di batteri resistenti a quell'antibiotico. Con uno sguardo alla nostra realtà macroscopica, adesso possiamo ben capire che questo fenomeno microevolutivo è per noi un disastro, perché potremmo ritrovarci in futuro a non avere più farmaci antibatterici in grado di difenderci dai batteri. Questi avranno sviluppato resistenze multiple a tutti i farmaci antibatterici esistenti e non sarà più possibile rallentarne la crescita o ucciderli. Curare le infezioni da batteri resistenti ad uno o a molti antibiotici è difficile. Bisogna ricorrere ad altri antibiotici a cui quei batteri non sono ancora resistenti. Vi rendete conto che è un lungo gioco del domino. Come possiamo provare ad evitare o a rallentare l'insorgenza di questo scenario? Evitando un uso eccessivo e soprattutto improprio dei farmaci antibatterici tutti, antibiotici e chemioterapici antibatterici. Evitando cioè il più possibile di fornire ai batteri un vincolo ambientale selezionatore che li aiuti ad evolvere molteplici resistenze ai farmaci antibatterici. È importante allora usare gli antibiotici in modo consapevole e non improprio. Prendiamoli solo quando sono necessari, quindi non per le infezioni virali come il raffreddore,
solo se prescritti dal medico e fino al termine della prescrizione, senza smettere quando ci sentiamo meglio. Potremmo smettere poco prima di raggiungere l'assunzione di una concentrazione di farmaco tale da uccidere anche i batteri che hanno già sviluppato resistenza. Ricordate, la maggior parte delle malattie invernali a carico di naso, orecchie, gola e polmoni è di origine virale e l'uso di antibiotici contro di esse non servirà a migliorare il nostro stato di salute. Prima di prendere un antibiotico, assicuriamoci che sia necessario. Per questa lezione è tutto. Restate connessi con me e con la biologia per tutte quelle che seguiranno. Se vi sono stata di aiuto, like, commentino e se siete capitati qui per la prima volta, iscrizione al canale per sostenere il mio lavoro e far sì che io possa arricchire sempre più l'offerta dei miei contenuti. Ciao e buono studio a tutti!